Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo della tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, tu che sei l'amore, tu che sei il perdono, tu che sei la gioia, Padre, tu che sei mio padre, tu che sei la vita vera, padre, tu sei la mia volontà. Dal Libro di Cielo, volume ottavo, 18, 21 novembre 1907. Dunque, no, capitolo 17, 18 novembre 1907. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù ed io appena ho visto, ho detto: Dolce mia vita, quanto mi sono fatta cattiva, mi sento ridotta nel nulla, niente mi sento più in me, tutto è vuoto. Solo vi sento nel mio interno un incanto, ed in questo incanto aspetto te che mi riempissi. Ma invano aspetto questo riempimento, anzi mi sento sempre ritornare nel nulla. E Gesù: Ah, figlia mia, tu ti affliggi che ti senti ridotta nel nulla. Anzi, ti dico, quanto più la creatura si riduce nel nulla, tanto più è riempita del tutto. E fosse anche un'ombra di sé che lasciasse quell'ombra, impedisce che io mi potessi dare tutto, tutto all'anima. Ed il tuo ritorno sempre nel nulla significa che vai sperdendo il tuo essere umano per riacquistare il divino. Capitolo 18, 21 novembre 1907. Continuando il mio solito stato, stavo unendomi con nostro Signore, facendo uno solo il pensiero, il palpito, il respiro e tutti i suoi movimenti con i miei. E poi mettevo l'intenzione di andare da tutte le creature per dare a tutti tutto questo. E siccome stavo unita a Gesù nell'orto degli ulivi, davo ancora a tutti e a ciascuno ed anche alle anime purganti le sue gocce di sangue, le sue preghiere, le sue pene e tutto il bene che lui fece, a ciò che tutti i respiri, i movimenti, i palpiti delle creature restassero riparati, purificati e divinizzati, e davo la fonte di ogni bene, quali sono le sue pene, per tutti i loro rimedi.
mentre ciò facevo, il benedetto Gesù nel mio interno mi ha detto: figlia mia, con queste tue intenzioni mi ferisci continuamente, siccome le fai spesso, una freccia non aspetta l'altra e sempre nuovamente resto ferito. Ed io ho detto: ma come può essere possibile che resti ferito e ti nascondi, mi fai tanto penare nell'aspettare la tua venuta? Queste sono le ferite, questo è il bene che mi vuoi? E lui: anzi, ho detto niente di fronte a tutto ciò che dovrei dirti. E l'anima stessa non può comprendere, mentre è Beatrice, tutto il bene e l'amore che passa tra le creature e il creatore, che il suo operare, il dire e il soffrire è tutto nella mia vita, e che solo facendo così può disporre a bene di tutti. Ti dico solo che ogni tuo pensiero, palpito e movimento, ogni tuo membro, qualunque tuo osso sofferente, sono tante luci che escono da te, che toccando me le disciolgo a bene di tutti. Ed io te ne rimando triplicate tante altre luci di grazia, ed in cielo te ne darò gloria. Basta dirti che è tanta l'unione, la strettezza che passa, che il creatore è l'organo, la creatura è il suono, il creatore è il sole, la creatura è i raggi, il creatore è il fiore, la creatura è l'odore. Può stare forse l'uno senza l'altro? No, certo. Credi tu che non tengo conto di tutto il tuo lavoro interno e delle tue pene? Come posso dimenticarle se escono da me stesso e sono una sola cosa con me? Aggiungo ancora che ogni qualvolta si fa memoria della mia passione, essendo un tesoro esposto a bene di tutti, è come se si mettesse al banco per moltiplicarlo e distribuirlo a bene di tutti. Capitolo 19, 23 novembre 1907. Avendo inteso da una persona che facilmente si distraeva nella comunione, stavo dicendo nel mio interno: ma com'è possibile distrarsi stando con te? Non resta forse tutta assorbita in te? Ora, trovandomi nel solito mio stato, stavo facendo le mie solite cose interne e vedevo come se volesse entrare in me qualche distrazione, e Gesù benedetto che metteva le sue mani innanzi non me le faceva entrare, e poi mi ha detto: figlia mia, se l'anima soffre le distrazioni, i disturbi, è segno che non si è data tutta a me, perché quando l'anima si è data tutta a me, essendo cosa mia, so tenere ben custodito il mio dono. Mentre quando tutto non mi danno, in virtù del libero arbitrio, non posso avere quella custodia speciale, e le anime sono costrette a soffrire le cose importune che turbano la mia unione con loro. Mentre quando è tutta mia l'anima, non fa nessuno sforzo per starsene quieta, e è tutto mio l'impegno per non far entrare nessuna cosa che potesse turbare la nostra unione. Bene, cominciamo come sempre la meditazione di questi edificanti spunti offerti da questi capitoli, spunti di alta spiritualità, come sempre, di alta ascetica anche in parte, e anche con dei passaggi molto importanti, ecco, per la comprensione sempre più approfondita di cosa sia il regno del divin volere e lo scarto che c'è, ecco, tra il prima e il dopo, l'inizio della vita piena in esso. Allora, la prima cosa, il sentirsi ridotti a nulla. Questo è un punto fondamentale, insegnato da sempre dai maestri di spirito, che però, attenzione, non ha nulla a che vedere né con la depressione né con la disperazione, perché questo stesso stato d'animo caratterizza sia i depressi che i disperati. Come si fa a comprendere se uno sta vivendo un momento di depressione o di disperazione, o questo salutare evento del sentirsi ridotti a nulla e ridursi nel nulla e tornare sempre nel nulla, come dice Gesù?
che è la condizione fondamentale, come lui dice, per essere riempiti del tutto. Qui, a mio avviso, il più grande maestro di questa sapienza, anche spiegandone la logica che vi sottostà, è stato San Giovanni della Croce, anche nella sua rigorosissima e severa spiritualità. La differenza è fondamentalmente una, e che passa tra questi stati, come dire, somiglianti, sì, ecco, ed è il modo con cui una persona si rapporta con il proprio nulla, con la propria miseria, con i propri fallimenti, con i propri peccati, con i propri errori. Se una persona guarda se stesso e dubita della divina misericordia, cade nella disperazione. Se una persona guarda se stesso, rimane arenata nel passato, pensa che non si possa cambiare, che non ci si possa fare niente, cade nella depressione. Se una persona vive tutto questo in maniera costruttiva e soprattutto con un senso di profonda pace del cuore. Pace del cuore frammischiato ad un tocco, ecco, di gioia soprannaturale, perché è chiaro che la percezione del nulla di per sé è esperienza dolorosa dell'anima. Però quando il dolore è vissuto nella divina volontà e con questi straordinari frutti che produce, perché è la verità che noi siamo il nulla, più il peccato, aggiungeva Santa Caterina da Siena. Quando, dicevo, tutto questo è vissuto in maniera costruttiva, produce dei frutti abbondantissimi. Perché l'anima, senza disprezzare disordinatamente se stessa, perché sappiamo nella divina volontà si impara anche ad amare santamente se stessi, ad amarci come prodigi di Dio, come gesti unici e ripetibili del suo amore per la nostra anima, come destinatari del suo amore, come portatori certamente delle sue doni e delle sue grazie, no? Ma la coscienza del nostro essere da noi stessi il nulla, che è quello che aveva la Madonna. La Madonna era assolutamente convintissima, ed in questo ha praticato sempre l'umiltà eroica, di essere il nulla da se stesso, e quindi si è fatta la più piccola di tutti, proprio per mettersi al di sotto di tutto e di tutti. Ecco. Quindi, inoltre, l'esperienza santa di questo sentirsi il nulla è sempre, come dire, diciamo, bilanciata dalla coscienza che questo nulla Dio lo vuole riempire di sé, quindi lo vuole riempire del tutto, quindi non lo vuole lasciare nella propria miseria, abbandonare, ecco, o non sollevarlo in qualche modo, altro che il contrario, anzi, per essere riempiti del tutto occorre proprio questa discesa. Quindi sotto questo, è in questo orizzonte che dobbiamo leggere le nostre esperienze meno positive di vita. Il fallimento, ci sono tanti autori che parlano di questo, no? Il fallimento, la caduta in qualche brutto peccato, in qualche tentazione, gli sbagli che si sono commessi nella propria esistenza, insomma, no? In buona fede o no, insomma. Ecco, il Signore ti ha fatto conoscere, dice il libro del Deuteronomio, che cosa c'è nel tuo cuore e chi sei tu se vivi di volontà tua. Perché questo alla fine è. Chi sei tu e cosa questo produce? Attenzione, anche quando vivi di volontà tua, ecco, però con una volontà che magari desidera anche sinceramente. E questa è la cosa più problematica e più difficile da acquisire, anche se desidera sinceramente servire il Signore, amare il Signore, perché un conto è quello che noi desideriamo e che vogliamo, un conto è quello che è realmente, cioè nonostante che io voglia amare realmente il Signore, sto amando realmente il Signore,
voglio servire Lui e fare la sua gloria, ma sono sicuro che questo che sto facendo, che sto dicendo, che sto pensando sia per la sua gloria? Ecco. E il segreto, ecco, per essere, come dire, indirizzati da Gesù verso questa presa da coscienza del nulla che siamo, è appunto un cuore aperto e un cuore umile. Ecco perché la prima beatitudine: beati i poveri in spirito, perché potremmo parafrasare i poveri in spirito con quelli che si sentono ridotti al nulla. Ed ecco anche il senso di quella frase di San Paolo, no? Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato ancora, e ciò che è nulla, proprio quello che Gesù dice, per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ecco, quindi dobbiamo chiedere al Signore che ci porti nella Valle Santa del nostro nulla, perché lì, ripeto, se lo si vive santamente e correttamente, quindi non... La depressione va curata e dalla disperazione bisogna uscire, ecco, perché sono malattie queste dell'anima, gravi, ecco, e brutte. Ma la coscienza del proprio nulla non è né una malattia né cosa da cui fuggire, ma è esperienza di cui rallegrarsi e da auspicare, se mi accorgessi di non averla ancora vissuta appieno. Ecco, poi è bellissima, qui Luisa ci dà un estratto di come si prega nella Divina Volontà, no? Che tra l'altro, facendo una cosa molto simile a quella che per chi fa l'ora della Passione si vede nell'ora settima, no? Quel lungo intermezzo dove, dopo che Gesù ha pregato e sudato sangue, arriva l'angelo a confortarlo, dice: bene, mentre l'angelo ti conforta, adesso io e la Madonna andiamo a portare in giro dappertutto il tuo sangue. Comincia quella lunga sezione, no? Dedicata proprio ad andare a portare il sangue di Gesù agli infermi, ai moribondi, a chi sta per peccare, eccetera, no? Tutto quanto quell'elenco. E Gesù dice che questo modo di pregare, queste tue intenzioni, mi ferisce continuamente. Una freccia non aspetta l'altra, è sempre un momento e resto ferito, dato che Luisa faceva spesso questo, no? Questo è il pregare nella Divina Volontà. E attenzione che Gesù dice che solo facendo così può disporre a bene di tutti, cioè sta dicendo che questa forma, cioè il bene che si può fare al prossimo, pregando in questo modo, cioè prendendo nella Divina Volontà da Gesù sanguinante nell'orto degli ulivi il suo sangue, portandolo adesso nell'anima di Tizio, Caio, Sempronio, di questa categoria di persone, non esiste bene più grande che si possa fare al prossimo. Quindi io penso che sempre noi dobbiamo meditare, per esempio anche alla luce di tante apparizioni mariane riconosciute, la Madonna, se c'è una cosa che dice sempre è di pregare, e lo dice sempre, perché io non lo so sinceramente quanti fedeli cattolici, anche vicini al Signore, ci credono davvero nella potenza della preghiera, per esempio nella potenza del rosario, che pensano veramente che pregare non sia tempo perso, fondamentalmente tempo perso, insomma, no? o tedio, occupazione un po' noiosa. Che prima me la sbrigo come pratica, e meglio è. Io non so quanti fedeli, spero pochi, mi auguro pochi, la pensino in questo modo, no? E quando invece, se la Madonna dice sempre: pregate e fate sacrifici, pregate e sacrifici, pregate e fate sacrifici, e sta sempre orizzontata in questi ambiti, cambiando qualche dettaglio, ma l'essenza dei messaggi mariani è sempre questo. Che significa? Significa che si prega poco, che si prega male, e che molti non ci credono nella potenza, nell'efficacia della preghiera, né nella potenza e nell'efficacia del sacrificio e della penitenza. Se no la Madonna non direbbe queste cose. Maggiore orazione, chi crede veramente in questo modo di pregare
apporta il massimo beneficio possibile alle anime del prossimo. Evidentemente questo non serve aggiungerlo, ma ad abbundanziam, onde evitare fraintendimenti, male non fa. Questo non significa affatto che poi bisogna fare solo questo e stare poi a braccia concerte, perché certamente Luisa nella sua peculiare personale esperienza faceva quasi solo questo, perché era dal Signore deputata a questo, essendo stata messa nelle condizioni, quindi non poteva uscire, era immobile dentro casa, stava su un letto, quindi che deve fare dalla mattina alla sera? Quindi quando il nostro Signore ha bisogno di qualcuno che faccia solo questo, ci pensa Lui a prenderselo. È evidente che per noi comuni mortali, che abbiamo dei doveri, abbiamo delle vocazioni, abbiamo dei compiti da svolgere, non è che uno si mette tutto il giorno a pregare e non fa più niente di quello che deve fare, no? Ecco, quindi questo è ovvio. Fermo restando però il primato di queste cose. E Gesù aggiunge, insomma, che l'anima stessa, dice, quando è Beatrice, non si può rendere conto di tutto il bene e l'amore che passa tra le creature e il creatore. Quindi tra l'operare, il dire e il soffrire. Della creatura. E aggiunge, ogni tuo pensiero, palpito, movimento, ogni tuo membro, sono tante luci che escono da te. Operare nel divino volere, c'è un'espressione tecnica, fa diventare noi, le nostre azioni, dei piccoli soli, accende delle luci, che arrivano al Signore e vengono poi dirottate, diciamo così, toccando me le disciolga a bene di tutti. E tra l'altro queste ci ritornano triplicate in grazia e ci torneranno moltiplicate in gloria. Questo significa operare nella divina volontà. E Gesù fa degli esempi che rendono un pochino l'idea, no? Il creatore è l'organo, la creatura è il suono. Il creatore il sole, la creatura i raggi, il creatore il fiore, la creatura l'odore, eccetera. Chiude questo stupendo secondo capitolo con un pensiero sulla memoria della passione di Gesù, che ogni volta che se ne fa anche solo memoria, lui dice, invece per esempio le ore della passione sono proprio questa memoria nella divina volontà, memoria efficace, quindi memoria che da un lato produce degli effetti nel divin volere in Gesù stesso, perché ci si rende presenti attualmente a quello che Gesù ha patito, consolandolo, confortandolo, riparando, standogli vicino, facendogli compagnia, ma anche chiaramente a beneficio di tutti, come Gesù dice, perché se solo pensarci alla passione è un banco che si moltiplica e si distribuisce a bene di tutti, figuriamoci e entrarci in quel modo del tutto particolare che è quello dato dalle ore della passione, per cui io raccomando sempre di non solo di farle, ma di farle quanto meglio possiamo. L'ultimo paragrafetto ci dà un nuovo importantissimo spunto per comprendere la differenza che c'è, un punto mai sufficientemente indagato e ben compreso, no? Tra fare la divina volontà e vivere, essere nella divina volontà. Allora, le nostre distrazioni, chi è che non è tormentato, tartassato dalla distrazione nella preghiera, a volte anche nelle cose che facciamo, no? Perché come diceva Santa Teresa, la fantasia è la pazza della casa, anche i ricordi, le cose che dobbiamo fare, tutte queste cose qui, no? Nessuno di noi ha il potere di non farseli venire i pensieri. Questo tutti i maestri di spirito lo spiegano, no? Sant'Alfonso dice non ci possiamo fare niente. Abbiamo il potere, ma a volte un potere faticosissimo, di cercare di scacciarli, di controllarli, di fermarli, quindi di trovare la concentrazione, di dire no, tenete a pensare a questo, adesso ritorna
a fare attenzione alla cosa che stai facendo. Ma questo certamente è, come dire, un tormento. E infatti Gesù dice: se l'anima soffre le distrazioni, i disturbi, soffrire in latino si dice pasco, no? Da cui deriva passione. Passione è proprio una cosa che uno subisce, cioè non ci posso fare niente, cioè posso semplicemente lavorare sulla reazione da opporre a quella passione, ma non ci posso fare niente. E qui dice Gesù: eh no, ci penso io a tenerli buoni. Cioè, noi non abbiamo la forza di non farli nascere i pensieri, ma Gesù, se vuole, certamente sì, Gesù è Dio, li tiene a bada. E quindi, questa è una cosa grossa, è una cosa che noi non possiamo certamente raggiungerla con le nostre forze, perché questo è un dono che il Signore ci può dare, però è una spia. Qual è il tasso di unione con la divina volontà? Possiamo mettere questa piccola proporzione, tanto maggiore quanto meno soffri le distrazioni e i disturbi. Gesù spiega: quando l'anima è sedata tutta a me, qui torniamo ancora, quando è che ci diamo tutti a Dio? Quando siamo completamente azzerati di noi stessi, quindi la salutarissima esperienza del proprio nulla. La cosa, insomma, che gli uomini certamente aborrirebbero come la cosa più brutta che possa succedere, è invece questo il giorno che dovremmo accendere 100.000 candeline. Quindi quando stai proprio bello sprofondato nel tuo nulla, con la bocca nella polvere, ignorato da tutti, dimenticato da tutti, ritenuto un buono a nulla in tutti, ah, quello è proprio il momento più bello della vita. È paradossale, ma nel cristianesimo è tutto paradossale, no? È paradossale che la regalità divina di nostro Signore Gesù Cristo si manifesti quando lui stava in croce, coronato di spine, con una tortura atroce fatta per burlarsi di quel titolo che tra l'altro stava scritto sulla croce come motivo di imputazione e condanna, quando invece la verità, che Inri, cioè che Gesù era un re non solo dei giudei, d'accordo, ma del mondo intero, no? E nel cristianesimo è tutto paradossale. Quindi è tutto paradossale. E anche questo è paradossale. Gesù dice: quando tutto non mi dà, e perché? Dice: perché? Perché se non veramente dato tutto, cioè, ma tutto vuol dire nessun limite di operare al nostro Signore. Questa non è una cosa che si fa semplicemente dicendo a Gesù: beh, io ti do tutto, fai tutto tu. No, questo è necessario, ma non basta. Perché se poi tu in continuazione, durante la giornata, ti appropri di tante scelte, di tante cose, di tante situazioni, capito? Cioè, un conto è quello che tu hai fatto, hai proclamato. Anche sinceramente, quindi dinanzi alla preghiera, un conto è quello che fai. Se tu poi in continuazione stai campando appropriandoti del tuo tempo, come è tuo diritto, Gesù dice: io rispetto il libero arbitrio, gliel'ho dato io il libero arbitrio, è tuo diritto, capito? Non è che si fa una cosa cattiva se uno fa questo. Cioè, però, che cosa dice Gesù? Quando l'anima si è data tutta a me, essendo cosa mia, sostenere ben custodito il mio dono, mentre quando tutto non mi danno, in virtù del libero arbitrio, non posso avere quella custodia speciale. Non posso. Non posso perché violerebbe il libero arbitrio. Capito? Violerebbe il libero arbitrio. Non basta che mi sono dato al Signore un giorno e ho accettato di farmi ordinare sacerdote, cioè la Chiesa ha accettato di ordinarmi sacerdote a seguito della mia offerta dopo il ricevimento fatto. Io quella cosa poi, cioè, perché se io non faccio il sacerdote, è inutile che ci sono diventato sacerdote, no? Se non lo faccio. D'accordo. Se io quindi scegliessi di non fare il sacerdote, ma di occuparmi di altro dalla mattina alla sera, tutte le grazie che sono riservate dal Signore per l'adempimento di questo ministero, evidentemente non me le darebbe, no? E ha voglia di dire: ma io sono diventato prete, le grazie me le devi dare. No, bisogna che tutta la tua vita parli del tuo essere prete, del tuo volerlo fare con gioia, e vedrai come ti aiuterò, no? Ed è bellissimo quello che dice, no? Quindi abbiamo anche le virtù sforzate, quindi quando noi sentiamo la fatica nel bene, tanto più fatica senti, quantomeno sei unito alla divina volontà. Sono tutte quante proporzioni che piano piano dobbiamo imparare a fare, no? Perché
Perché Gesù dice, quando l'anima è tutta mia, non fa nessuno sforzo per starsene quieta. Non è che dice, adesso mi devo mettere a pregare, allora, mo cominciamo. Le cose che ci ha insegnato l'ascetica classica, che per carità le facciamo anche all'inizio della meditazione, no? Se fai il segno della croce, ti metti alla presenza di Dio, ti unisci alla divina volontà, invochiamo l'assistenza della Madonna perché ci accompagni nella meditazione, facciamo un Ave Maria, quindi attenzione, non è che, ecco, però tutto procede dolcemente, quindi si continuano certamente a fare queste cose, ma la quiete e diciamo in orazione si entra facilmente, dolcemente, senza esserne disturbati poi, senza fare nessuno sforzo per starsene quieti. Quindi, e questa è una spia. È tutto mio l'impegno per non far entrare nessuna cosa che potesse turbare la nostra unione. Ci pensa Gesù, non ci devi pensare tu. Dici, ah, ma allora questo è la giustificazione del disimpegno, ma per carità, perché per arrivare a questo, altro che disimpegno, cioè bisogna essersi dati tutti a Gesù, bisogna continuamente dire a Gesù con le nostre continue adesioni e costanti ai suoi voleri, tu sei il tutto, io sono nulla, quindi non è che non si fa niente, ma si strafà, ecco, se vogliamo, e poi certamente si giunge a questa grande forma di orazione e di preghiera. Bene, Santa Vergine Maria, anche oggi abbiamo avuto queste splendide lezioni di cielo, ecco, che ruotano intorno, ecco, al nulla riempito dal tutto, e quando il tutto opera, ecco, ci si aprono orizzonti meravigliosi, ecco, di vita, Gesù direbbe di vita eterna anche in questo mondo e di cielo. Ecco, aiutaci a raggiungere, ecco, questo stato a cui tra l'altro il Signore, operando nella nostra esistenza misteriosamente ma realmente, tende continuamente a portarci, ma ha bisogno del nostro lasciarlo fare, ecco, della nostra docilità anche all'azione della sua grazia, quindi questa grande cooperazione, corrispondenza. Questo dipende, come sappiamo, da noi, e tu aiutaci, ecco, perché da parte nostra non ci siano ostacoli al compimento della grande opera della nostra santificazione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.